Alleluia. Dio è buono, amen. Dio è grande, amen. Non c'è nessun Dio come Dio, il nostro Dio. Non c'è nessuno che ha fatto quello che Lui ha fatto. Nessuno è risorto dalla morte. Nessuno ha vinto la morte per sempre. Nessuno ha fatto un'opera dentro di noi come Gesù. Abbiamo provato di tutto, eh? Molti di noi hanno provato di tutto. E quando dico di tutto, so che molti hanno provato proprio di tutto. Però solo Dio ci ha liberato, solo Dio ha riempito quel vuoto dentro il nostro cuore, amen? Alleluia. Voglio dare il benvenuto a chiunque è qui per la prima volta e siete nella vostra casa, quindi togliete le scarpe, tranquillo, no scherzo. Però vi invito anche a tornare quando il pastore della nostra chiesa sarà qui, perché così sentirete un altro messaggio dei suoi potenti. Alleluia. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro delle Cronache, Prima Cronache. Al capitolo 17. Leggeremo tutto il capitolo. Quindi un po' di pazienza, fratelli. Quando tutti sono arrivati, gridino amen. Ok. Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, disse al profeta Natan: ecco, io abito in una casa di cedro e l'arca del patto del Signore sta sotto una tenda. Natan rispose a Davide: fa tutto quello che hai in cuore di fare, poiché Dio è con te. Ma quella stessa notte la parola di Dio fu rivolta a Natan in questi termini: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, non sarai tu colui che mi costruirà una casa perché io vi abiti. Infatti io non abitavo in una casa dal giorno che feci uscire Israele dall'Egitto fino ad oggi, ma sono andato di tenda in tenda, di dimora in dimora. Dunque sono andato in mezzo a tutto Israele. Ho mai parlato a qualcuno dei giudici di Israele ai quali avevo comandato di pascere il mio gregge dicendogli: perché non mi costruite una casa di cedro? Parlerai dunque così al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti, io ti presi mentre seguivi le pecore del pascolo perché tu fossi la guida di Israele, mio popolo, e sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te tutti i nemici, ho reso il tuo nome come quello dei grandi che sono sulla terra. Ho assegnato un posto a Israele, mio popolo, e gli ho fatto mettere radici perché abiti in casa sua e non sia più agitato, né seguito i malvagi a farne scempio come prima. E fin dal tempo in cui avevo stabilito dei giudici su Israele, il mio popolo, io ho umiliato tutti i suoi nemici e ti annuncio che il Signore ti costruirà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu te ne andrai a raggiungere i tuoi padri, io innalzerò il tuo trono dopo di te, la tua discendenza, uno dei tuoi figli, stabilirò saldamente il suo regno, egli mi costruirà una casa e io renderò stabile il suo trono per sempre. Io sarò per lui un padre ed egli per me un figlio, e non gli ritirerò la mia grazia, come l'ho ritirata su colui che ti ha preceduto. Io renderò saldo per sempre nella mia casa e nel mio regno, e il suo trono sarà reso stabile per sempre. Versetto 15. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: chi sono io, Signore, e che cos'è la mia casa che tu m'abbia fatto arrivare fino a questo punto? Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, o Dio, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire e ti sei degnato di considerare me come se fossi un uomo d'alto grado, Signore Dio. Che potrebbe Davide dirti di più riguardo all'onore che hai fatto al tuo servo? Tu conosci il tuo servo, Signore, per amore del tuo servo e seguendo il tuo cuore hai compiuto tutte queste grandi cose per rivelargli tutte le tue meraviglie. Signore, nessuno è pari a te e non c'è nessun altro Dio all'infuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi. E quale popolo è come il tuo popolo di Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere? Saltiamo al versetto 23. Ora, Signore, la parola che tu hai pronunziato riguardo al tuo servo e alla sua casa rimanga stabile per sempre e fa come tu hai detto. Sì, rimanga stabile affinché il tuo nome sia lodato per sempre e si dica: il Signore degli eserciti, Dio di Israele, è veramente un Dio per Israele, e la casa del tuo servo Davide sia stabilita davanti a te, perché tu stesso, mio Dio, hai rivelato al tuo servo di volergli costruire una casa. Perciò il tuo servo ha preso l'ardire di rivolgergli questa preghiera. E ora, Signore, tu sei Dio e hai promesso questo bene al tuo servo.
Compiaciti dunque di benedire ora anche la casa del tuo servo affinché essa sussista per sempre davanti a te, poiché ciò che tu benedici, Signore, è benedetto per sempre. E volevo leggere un altro versetto in Matteo 6,10 che conosciamo tutti. Gesù disse nella sua preghiera: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così anche in terra. Alleluia. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua meravigliosa parola. Grazie perché è una luce ai nostri piedi. Grazie perché ci mostra il sentiero e senza di essa noi non siamo nulla. Siamo come ciechi che vagano, Padre. Questa mattina ti chiediamo di aprire i nostri occhi per vedere un nuovo aspetto della tua gloria, Signore. E ti chiediamo di parlare ai cuori di ognuno di noi, Signore. E ti prego che le meditazioni del mio cuore e le parole della mia bocca siano accettevoli davanti a te. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Mentre vi sedetevi, date un abbraccio alla persona che avete accanto. Ditegli che è bellissimo. Raga, fratelli, alcuni di voi però devono mentire meglio, eh? Alleluia. Oggi, visto la mia grande esperienza, voglio parlare di matrimonio. No, scherzo. Sono sposato da ben 29 giorni. Alleluia. Però è come vivere in cielo. E io e Jessica appunto ci siamo sposati meno di un mese fa ed è stato tutto meraviglioso. Vogliamo ringraziarvi anche per tutti coloro che sono venuti e ci avete onorato. E poi dopo qualche giorno siamo partiti per Zanzibar, siamo andati in viaggio di nozze, come si usa fare, grazie a Dio, e, anche perché non ce la facevamo più. E quando siamo andati, era il primo viaggio lungo di Jessica, quindi era un po' in tensione e tutto quanto, però si è comportata benissimo. Ci sono stati dei momenti in cui il mio braccio era stritolato perché c'erano degli sbalzi di, come si dice, di pressione, sbalzi atmosferici. Però ho realizzato che mia moglie è forte, quindi ho paura. E quindi avevamo le valigie, non farò nessuna battuta sulla grandezza, la differenza di grandezza della mia valigia rispetto a quella di Jessica, perché voglio vivere e ci tengo alla mia vita, perché Gesù è morto per la mia vita, quindi io la reputo grande cosa. Quindi siamo arrivati a Zanzibar dopo un viaggio un po' stretto, un po' scomodo, 8 ore, però siamo arrivati, grazie a Dio. E quando siamo scesi dall'aereo, tutti avevano la stessa espressione quando siamo arrivati all'aeroporto. Ora io, grazie a Dio, ho avuto modo di viaggiare un po', ma un aeroporto come quello di Zanzibar io non l'ho mai visto. Quando siamo scesi dall'aeroporto, tutti si guardavano come dire, cioè è qui che siamo arrivati o per sbaglio l'aereo è sceso da qualche parte a caso, o questa è casa di qualcuno, non lo so. L'aeroporto era un capannone forse quanto questo qua, aperto da due lati, gocciolava l'acqua da sotto, potevi praticamente prendere la valigia e uscire, nessuno ti guardava niente, nessuno ti ascoltava. Avevamo da firmare il visto e ci siamo messi lì una massa di persone con, credo, una penna, noi grazie a Dio l'avevamo già scritto, e siamo arrivati a presentare il visto, ci hanno fatto la foto con una webcam che è tipo quella che ho io, e mentre facevano la foto, io ho abbassato lo sguardo e ho visto un foglio intestato di Zanzibar, in cui c'era il nome completo di Zanzibar. E questo, quello che ho letto, è il titolo esatto della predicazione di oggi. Perché il nome completo di Zanzibar è il rivoluzionario governo di Zanzibar. L'ho letto una volta e ho detto, non può essere. L'ho letto due volte, c'era scritto il rivoluzionario governo di Zanzibar. Allora ho detto, wow. Allora, o magari hanno speso poco per l'aeroporto e magari poi esce ed è tutto meraviglioso, o non lo so, perché è fantastico questo nome. Allora siamo andati e quello che abbiamo visto è stato agghiacciante, perché c'era un'estrema povertà. Di rivoluzionario io non ho visto niente. Ho visto bambini che di 10 anni che facevano i mattoni,
che sollevavano grandi pesi. Ho visto persone che abitavano in case in cui non credo che nessuno di noi qui avrebbe mai abitato. Ho visto una povertà, un degrado che non avevo mai visto in vita mia. Mentre guardavo, il mio cuore si riempiva di tristezza. Mentre guardavo questi bambini, queste persone, questi anziani e i loro volti, non potevo che chiedermi come fanno a vivere, come possono vivere così. Ma la cosa ancora più assurda è che tutte le persone lì dicono che loro stanno bene. Non intendo le persone che abitano in quelle case lì, intendo tutti quelli che abitano e lavorano per i turisti. Cerco di nascondere quella situazione come se tutto fosse ok, tutto va bene. Sì, siamo felici così. Ma poi quando senti le persone che chiedono elemosina, parlano di difficoltà, parlano di situazioni in cui non riescono a vivere. Sono uscito una volta un po' dal villaggio, che è tutto meraviglioso, tutto perfetto, ma poi apri cancelli e c'è qualcosa che non c'entra niente con lì dentro. E c'erano i bambini per terra che mangiavano il riso, le madri che gli davano solo quello. Ho parlato con alcuni dei ragazzi che erano lì sulla strada, che cercano di venderti le cose, e mi dicevano che ci sono periodi in cui loro mangiano praticamente solo riso e fagioli. Se va bene, se no solo riso. E mi sono chiesto come può essere che questo governo si ritenga rivoluzionario. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dice Gesù. Gesù, se conosciamo un po' la Bibbia, se abbiamo letto un po', il tema ricorrente di Gesù nelle sue predicazioni è il regno di Dio. Gesù parla sempre di un regno, che non c'entra niente col regno qui. Parla di un regno in cui l'unico re è Dio. E il regno di cui parla è il regno da cui lui proviene. Alleluia. Ma anche Zanzibar era un regno che fu colonizzato dall'Inghilterra, un po' come le Mauritius. Anche le Mauritius furono colonizzate dall'Inghilterra. E infatti i miei genitori sono nati, non dirò quando sono nati, soprattutto per mia mamma, ma sono nati sotto il governo inglese, sotto una regina ed un re. E la cosa bella è che anche se il regno è così lontano dalla colonia, l'influenza del regno è molto forte nella colonia. Vedete, la colonia, il colonizzare, non è altro che un paese, un re, che vuole influenzare un territorio. La colonizzazione è l'influenza diretta di un re. Infatti, alle Mauritius, a Zanzibar, si beve 10.000 volte il tè, come in Inghilterra. Se vediamo le foto vecchie, erano tutti vestiti con la giacca, con la cravatta, con tutto quanto, anche se c'erano 35 gradi all'ombra. Guidano tutti dalla parte sbagliata, sia Zanzibar che le Mauritius. Parlano come seconda lingua l'inglese. Hanno dovuto imparare a parlare anche l'inglese. E fratelli, anche noi parliamo in altre lingue. Quando parliamo in altre lingue, non è un'esperienza religiosa, non è un'esperienza mistica, è un'esperienza nazionale. Stiamo dichiarando che noi non siamo di questo territorio. Infatti Gesù stesso lo dice: verrà lo Spirito Santo e voi parlerete in altre lingue, perché voi farete parte di un altro regno. Alleluia. E quindi Zanzibar fu appunto colonizzato, e le cose cambiano quando vieni colonizzato. L'influenza è forte, la lingua cambia, abbiamo detto, anche le leggi cambiano. Ciò che prima era buono, ora non è più buono. Se per gli indigeni del luogo era ok andare in giro mezzi nudi, dopo non lo si può fare più. Se era ok tagliare la mano a chi ti rubava, non lo si può fare più. C'è un sistema d'ordine, di onore, di legge, giusto? Giusto? Amen. Okay, ho bisogno un po' di... e quindi sotto il governo inglese Zanzibar cresce, le Mauritius anche crescono. Diventano uno stato forte, diventano regolati, diventano ordinati, hanno il loro cibo, chi vuole studiare può andare in Inghilterra e studiare, chi vuole andare avanti riesce ad andare avanti, ma poi arriva un certo punto in cui nel 63, in cui Zanzibar
sceglie di essere indipendente dal Regno Unito, sceglie che non vuole più avere a che fare col Regno Unito, non vuole più sottostare a un altro regno, vuole la propria indipendenza. È un po' ciò che fece Adamo quando disse a Dio, quando prese e mangiò il frutto della conoscenza del bene e del male, non stava facendo altro che dichiarare: la conoscenza del bene e del male la voglio avere anch'io, voglio anch'io regolarmi, voglio anch'io fare quello che voglio. Perché, fratelli, il primo re della storia è stato Dio, e il primo regno della storia è stato il regno dei cieli. E il piano originario di Dio era quello di colonizzare la terra, creò la terra affinché fosse una colonia del regno di Dio, e mise noi, che siamo i suoi figli, affinché fossimo dominatori della terra. Amen. E l'influenza di Dio nelle pagine della Genesi è forte, è molto forte. Ma anche se Adamo ha dichiarato indipendenza a Dio, voglio che sia chiaro che Dio non ha dichiarato indipendenza con noi. Dio ci desidera ancora, Dio ci ama ancora. Fratelli, l'amore di Dio per la nostra vita è la cosa più forte che c'è su questa terra. Per quanto forse ami tua moglie, ami tuo marito, Dio ti ama ancora di più. Per quanto forte sia la morte, l'amore è forte. È l'unica cosa che resterà, è l'amore di Dio. Se sei qui per la prima volta, abbiamo parlato di volontà. Voglio che sia chiaro che la volontà di Dio è che tu sia amato incondizionatamente. Non c'è luogo dove puoi scappare che l'amore di Dio non ti raggiunga. Non c'è tempo che puoi spendere lontano di Dio. Ogni giorno Lui desidera riconciliarsi con te. Ogni giorno Lui vuole fare pace con te. Ogni giorno Lui vuole dimostrare il tuo amore, i suoi piani per la tua vita. Alleluia. Alleluia. E quindi vediamo appunto che quando Gesù appunto venne qui sulla terra, disse: pentitevi, perché il regno di Dio è arrivato. Dio aveva preparato un piano B. Dio aveva preparato un piano per l'umanità. Adamo si era allontanato, ma non era la fine. Gesù era venuto e aveva portato di nuovo il regno di Dio qui sulla terra. Alleluia. Ma che cosa succede quando Zanzibar vuole essere indipendente? Fece una rivoluzione, e da qui il termine governo rivoluzionario. E quando fece una rivoluzione, Zanzibar vide le più grandi crudeltà della terra. Infatti ci fu uno dei più grandi genocidi della terra. Uccisero 12.000 arabi, e con questo atto loro crearono la loro indipendenza. Vedete, possiamo far finta che tutto vada bene, e possiamo anche decidere di volere essere indipendenti da Dio. Zanzibar e tutto il popolo che era lì pensava che la volontà giusta, la decisione giusta, fosse quella di essere indipendente. Ma fratelli, non conta quello che noi vogliamo, perché noi sbagliamo ogni giorno. L'unica cosa che conta è la volontà di Dio. La sola cosa sulla quale noi possiamo fare affidamento per la nostra vita è la volontà di Dio. La sola cosa che può portarci del bene ogni singolo giorno, fino all'ultimo giorno, è la volontà di Dio. E allora perché? Perché è così difficile fare la volontà di Dio? Perché per molti cristiani, ognuno di noi, è così difficile? Difficile fare quello che Dio dice, difficile sottomettersi alle autorità, difficile condannare il peccato, che forse continuiamo come il popolo lì a dire: no, va tutto bene, tutto ok. Perché continuiamo, molti cristiani saltano da una chiesa all'altra, perché non riusciamo a sottostare alla volontà di Dio? Perché la volontà di Dio vuol dire anche ricevere dei no, è vero? Non ci fa paura quando noi preghiamo e diciamo: Signore, fai questo, e subito Dio ci risponde. Non ci fa paura questo, è meraviglioso. Ci fa paura quando noi vogliamo fare una cosa, desideriamo fare una cosa, per noi è la cosa più giusta che c'è su questo mondo, come per il popolo di Zanzibar, e poi Dio risponde no. E allora lì, quando Dio risponde no, facciamo di tutto. Quando Dio risponde di no, si vede davvero chi siamo. Ci ribelliamo, parlo per me, ci ribelliamo, decidiamo di fare di testa nostra. E fratelli, oggi io non parlo per sentito dire, io parlo per esperienza.
perché ho sperimentato l'essere ribelle, ho sperimentato Dio che mi dice di no, e ho sperimentato anche che io ho insistito a dire di sì, e ho sperimentato anche che la volontà di Dio alla fine è sempre meglio per la mia vita. A caro prezzo si pagano le ribellioni, a caro prezzo si paga il nostro dire di no a Dio, ma non c'è prezzo per quando noi diciamo di sì, non c'è prezzo per quando noi scegliamo di seguire Dio. Alleluia. E allora la mia domanda è oggi: come fare quando Dio dice di no? E lo vediamo in questo passo che abbiamo letto. Davide, un uomo grande, un uomo così tanto amato da Dio, Dio dice addirittura che lui ha il suo stesso cuore, un uomo su questa terra che possiede il cuore di Dio. Non vuol dire che tutto quello che lui dice viene da Dio, eh? Non vuol dire che tutto quello che lui fa è perfetto. Infatti lui uccide il gigante, ama Dio così tanto che la motivazione per cui uccide il gigante non è la sua famiglia stava soffrendo, non è prima di tutto che il popolo di Israele stava soffrendo. La sua motivazione per cui uccide il gigante è perché lui stava insultando Dio. Non è meraviglioso? Cioè, ok, posso sopportare questo, ok, posso sopportare questo, ma non posso sopportare che tu insulti mio Dio. Oh fratelli, io voglio avere questo cuore. E infatti la motivazione che lui spinge a fare questa richiesta a Dio è proprio il suo amore per Dio. Lui si guarda intorno e dice: ho conquistato nazioni, ho conquistato di tutto, ho fatto di tutto, ho una casa bellissima, ho una casa meravigliosa, e Dio sta in una tenda. Ma Dio prende quella risposta, quella domanda che lui fa, e gli fa capire che la sua volontà è molto più alta di quella di un uomo. Lo mette subito al suo posto, gli dice: prima di te c'erano i giudici. Non pensare di essere qui il primo re, quello che ha fatto grandi cose. Prima di te c'erano i giudici, e i giudici io non ho mai chiesto queste cose. Però Dio ama Davide. E ora voglio considerare tre punti che riguardano il fare la volontà di Dio. Non inizierò dall'inizio, ma inizierò dalla fine. Va bene? Il primo punto è che il no di Dio non è la fine. Infatti, se sfogliamo la nostra Bibbia, nonostante Davide chiede a Dio: lascia che ti faccia una casa, e Dio gli dice no, non sarai tu, sarà tuo figlio, Davide non è che si ferma. Non è che si dice: ok, basta, ho fatto tutto, ho chiesto, tu hai detto di no, sarà mio figlio, che si arrangi lui a fare la casa per te. No, Davide non è così. I no di Dio non sono motivi per noi di fermare a combattere. I no di Dio non sono motivi per noi di fermarci e basta e non fare più niente. Davide si rimbocca le maniche e dice: io preparerò tutto per mio figlio. Eppure il primo tempio non viene ricordato come il tempio di Davide, viene ricordato come il tempio di Salomone. Il tempio di Salomone, fatto da Salomone, in realtà fu tutto preparato da Davide. Tutto quanto, se sfogliamo, non so se avete le Bibbie ancora aperte, se sfogliamo proprio le pagine, leggere soltanto i titoletti, vediamo al capitolo 22, il titolo è Preparativi di Davide per le costruzioni del Tempio. Ma come, non deve essere Salomone? No, Davide no, ci tiene, però non costruisce, non disobbedisce mai Dio. Censimento e funzioni dei Leviti, sacerdoti divisi in 24 classi, classificazione degli altri discendenti di Levi, i cantori sacri divisi in 24 classi, portinai del Tempio, pure dei portinai si occupa Davide, raccomandazioni di Davide a Salomone circa le costruzioni. Lui non si ferma. Fratelli, quando Dio dice di no, non è per noi di stare fermo, è perché ci vuole spronare ancora di più, è perché abbiamo bisogno di quel no, abbiamo bisogno di sentire quel no, perché quel no è il motivo per cui noi andremo avanti. A me viene in mente Sansone. Sansone amò una donna filistea, e la Bibbia dice una cosa, lo disse ai genitori, e i genitori si misero le mani ai capelli, se ce li avevano. I genitori impazzirono: ma come? Tutte le donne che ci sono qua, tu vai a scegliere una donna filistea? Però la Bibbia dice che i genitori non sapevano che quella era la volontà di Dio. Chissà quanto i genitori avevano pregato perché Sansone
si sposasse con una donna filistea. Chissà quanto avevano pregato per loro figlio, ma la volontà di Dio era quella. Perché? Perché quel matrimonio portò alla rabbia di Sansone, che portò a una vittoria di Israele. Vedete, i piani di Dio non sono i piani dell'uomo. E quando riceviamo un no, dobbiamo essere spronati ad andare avanti. Dio non vuole spegnere i nostri sogni, Dio non vuole spegnere le nostre speranze. Davide fu determinato e disse, anche se la storia ricorderà questo tempio come il tempio di mio figlio, a me non interessa niente. Io non costruirò questo tempio per la mia gloria. Io non voglio costruire questo tempio perché si ricordi il mio nome. Io voglio costruire questo tempio perché voglio piacere a Dio, voglio dare gloria a Dio. E fratelli, quando noi ci troviamo davanti a un no di Dio e nel nostro cuore c'è il desiderio di piacere a Dio, niente ci fermerà, anzi andremo avanti, anzi saremo di benedizione per le persone. Amen. Il secondo punto è che ci sono dei benefici. Quando noi ascoltiamo la volontà di Dio, quando noi facciamo ciò che Dio dice, quando noi accettiamo anche il no, ci sono dei benefici. E lo vediamo al versetto 14. Dio dice a Davide: io lo renderò saldo per sempre nella mia casa, nel mio regno. O quando facciamo la volontà del re, il re ci ricompensa. Il re non è mai, mai, mai in debito. Davide aveva chiesto di fare una casa a Dio. Eppure guardate cosa c'è scritto nel verso 10. E ti annuncio che il Signore ti costruirà una casa. Ma come, Davide voleva costruire una casa a Dio e Dio gli dice: no, stai fermo, ti faccio io una casa. Tu vuoi fare qualcosa per me? Io ti dico no, ma stai tranquillo, la tua casa durerà per sempre. Eppure Davide non aveva mai chiesto una cosa del genere a Dio. Davide non aveva mai chiesto, non aveva mai voluto che la sua casa fosse eterna, non aveva mai voluto tutte queste benedizioni. Eppure Dio gli dice: sai cosa? Ti ho detto di no, ma ci sono benedizioni per te, perché tu hai ascoltato. E ti do anche quello che tu non mi hai chiesto. Alleluia. Alleluia. E Giovanni 15, al versetto 7 dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Questa è la volontà di Dio. Questa è la benedizione di fare la volontà di Dio. Alleluia. E Davide stesso dice: io non pensavo, già hai fatto tanto, eppure continui a benedirmi, continui a darmi quello che non ho chiesto. E mi ricordo il giorno del matrimonio, quando sono sceso, questa situazione qua mi ricorda questa scena, ora la spiego. Quando sono sceso il giorno del matrimonio, io ero vestito, tutto preso, adesso prendiamo la macchina e andiamo in chiesa. Scendo e vedo una Mercedes sotto casa. Ho detto, cavoli, c'è qualcun altro che si sposa nel mio condominio, che bello, adesso l'aspetto e ci beviamo qualcosa. No, ma quella, quando sono sceso con mio papà mi ha preso e mi ha portato verso la macchina. E c'era l'autista che viene verso di me. Dico: cosa sta succedendo? I miei genitori avevano noleggiato un Mercedes per il mio matrimonio. E quando mi hanno chiesto, quando sono entrato in macchina e siamo andati, mio padre mi diceva, i miei amici chiedevano: tutto, cioè, sei felice? E io la sola cosa che continuavo a ripetere era: ma perché? Perché avete preso la macchina? Perché? A me andava benissimo quella, ma perché avete fatto questa cosa? Ero così contento, così gioioso, non mi aspettavo tutto questo. Il giorno prima del matrimonio, eravamo qui, io e mio padre, tutti sporchi, tutti sudati, a addobbare la chiesa. E mia madre stava sistemando tutte le bomboniere, le ultime cose da fare. I nostri genitori, i genitori miei e di Jessica, erano il giorno prima, guardate, non voglio nemmeno dirlo. Eppure, dopo tutto quello che mi hanno dato, mi fanno ancora un regalo. Io penso che Davide si sentiva così: ma perché, Signore? Io volevo solo farti una casa e tu cosa fai? Mi dici che costruisci a me una casa eterna. Questa è la ricompensa di fare la volontà di Dio, fratelli. È questa la ricompensa. Tutto quello che immaginiamo di voler fare e Dio ci dice no,
non sarà mai alla stessa altezza di tutto quello che Dio farà per la nostra vita. Lo voglio dire con forza, soprattutto anche ai giovani e agli adolescenti, perché sono stato e sono ancora giovane, non sono più adolescente, ma sono giovane. Ci sono tanti desideri nel nostro cuore e molte volte veniamo distratti da molte cose. Molte volte vogliamo e pensiamo di volere delle cose che non sono il bene per noi. Giovani e adolescenti, non importa quanto piacere vi dà lo stare con gli amici, non importa quanto piacere vi dà quella ragazza o quel ragazzo, niente, niente sarà mai paragonabile al fare la volontà di Dio, niente sarà mai paragonabile ad arrivare a 89 anni, 90, 100 anni e dire forse non ho fatto niente per la mia vita, ma ho dato tutta la mia vita a Dio. Niente sarà paragonabile alla benedizione che Dio ci darà, perché Davide fu benedetto oltre ogni misura e noi, se facciamo la volontà di Dio, saremo benedetti oltre ogni misura. Amen. E l'ultimo punto sul quale mi voglio soffermare è il primo, e cioè come obbedisce Davide. Perché vedete, è bello dire, oh, se faccio la volontà di Dio, Dio mi benedice. Se faccio la volontà di Dio, non è la fine. Però non è quel il punto. Perché possiamo fare le cose, come dice il mio responsabile Alessandro, possiamo fare le cose belle, ma se le facciamo con la motivazione sbagliata, davanti a Dio non conta nulla. E allora per questo è importante sapere la motivazione, il come Davide ha fatto la volontà di Dio. Al versetto 1 lo dice, Davide quando si fu stabilito nella sua casa disse al profeta Natan: ecco, io abito in una casa di cedro e l'arca del patto del Signore sta sotto una tenda. Dio, Davide amava Dio, Davide amava l'Eterno. Lo amava fin da quando era ragazzo e scriveva i salmi. Infatti il Salmo 40 al versetto dice: Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Salmo 33 al versetto 11: insegnami a fare la tua volontà. Quante volte leggiamo i salmi e Davide dice: ti amo Dio. Quanti figli di Dio nella Bibbia vediamo che hanno detto ti amo Dio? Pochissimi. Davide è il primo che si rivolge a Dio come se fosse il suo sposo, come se fosse il padre che lui ama così tanto. Dio, io ti amo. Il modo in cui noi possiamo fare la volontà di Dio è accettare tutti no e qualsiasi risposta che Dio fa è amare Dio, amarlo con tutto il cuore. Perché possiamo cantare, possiamo dire di amare Dio, ma sarà solo quando riceveremo dei no e noi continueremo ad essere fedeli che dimostreremo di amare Dio. Sarò solo quando ubbidiremo alle autorità, solo quando le situazioni diventeranno difficili e noi continueremo ad andare avanti che dimostreremo che noi amiamo Dio. Non è quando Dio ci riempie di benedizioni, non è quando tutto sembra bello e tutto sembra perfetto, è anche lì, fratelli, ma il vero momento, il preciso momento è quando riceviamo un no e noi continuiamo ad essere fedeli. Alleluia. E Davide al versetto 23 dice: ora Signore, la parola che tu hai pronunziata riguardo al tuo servo e la tua casa rimanga stabile per sempre e fa come tu hai detto. Che possiamo anche noi dire a Dio: Signore, fai come hai detto. Io ho detto qualcosa, ma dimenticalo. Io ho detto forse mille cose, ti ho chiesto forse 100 cose, ma fa come tu hai detto, che le tue parole restino per sempre. Alleluia. Davide è arreso, si arrende. Io ho combattuto, ho voluto farti questa cosa qua, ma mi arrendo, padre. Io mi arrendo, fai quello che tu desideri, fai quello che vuoi. Il versetto 16-17. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: chi sono io? Chi sono io, Signore? E che cos'è la mia casa perché tu abbia fatto arrivare fino a questo punto? Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, oh Dio, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per lontano avvenire, e ti sei degnato di considerare me come fossi un uomo d'alto grado, Signore. Davide sapeva bene chi era, sapeva bene che cosa era,
Era diventato re, ma non si era dimenticato che lui era solo un pastorello e che se era al posto di un re era solo per la grazia e la gloria di Dio. Fratelli, quello che noi siamo, forse siamo diventati uomini e donne di Dio di una grande fede, abbiamo vissuto grandi esperienze, siamo in chiesa da molti anni, siamo nella fede da molti anni, ma ricordiamoci bene da dove Dio ci ha presi. Ricordiamoci bene che cosa eravamo senza di Dio, perché quando ci ricordiamo bene che cosa eravamo senza Dio, quando Dio ci dice no, noi diciamo sì, Signore, perché Tu vuoi il meglio per me, Tu vorrai sempre il meglio per me. Alleluia. Come dobbiamo obbedire? Vi faccio una sfida. Andate da Nathan, il figlio di Alessandro, e chiedetegli: Nathan, come si obbedisce? E lui vi risponderà subito e con gioia. Subito e con gioia. Oh, quanto è difficile però rispondere subito e con gioia. Ma quando amiamo Dio, quando desideriamo fare la sua volontà, niente è troppo difficile. C'è un altro uomo che riceve un no da parte di Dio. E lo leggiamo in 2 Corinzi 12, versetto 7 e 9. Qui è Paolo che parla. E dice: e perché io non avessi a insuperbirmi per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché io non mi insuperbisca. Tre volte ho pregato al Signore perché allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Alleluia. Paolo era un grande uomo di Dio. Paolo era una di quelle persone che fa le cose in grande. Cioè, se ha ragione in grande, e se ha torto in grande. Infatti uccise migliaia, non si sa nemmeno quanti cristiani uccise. Ma Paolo si convertì in una maniera forte, e dallo stesso giorno che si convertì disse: che cosa posso fare? Andò a predicare e le persone guarivano, e lui veniva e lui addirittura ricevò rivelazioni più grandi, nonostante c'erano persone che avevano vissuto con Gesù. I discepoli di Gesù non ebbero rivelazioni che Paolo ebbe. La nostra Bibbia, il Nuovo Testamento, è quasi di più composta dalle sue lettere. Paolo fu un uomo così grande, eppure ricevette un no da parte di Dio. Non si sa bene che cosa fosse questa spina. Alcuni dicono che fosse, probabilmente era una malattia. Alcuni dicono che fosse una malattia agli occhi, alcuni alla pelle. Ho fatto degli studi e ho capito che cos'è, che non lo so. E c'è qualcuno che, oh mio Dio, non lo so, ma penso sia volontaria questa cosa. Penso sia volontaria perché quando non lo sappiamo possiamo identificarci in Paolo. Dio ha voluto che quello spazio fosse bianco, così che anche noi ci possiamo scrivere il nostro bisogno. Forse hai ricevuto di no, e allora puoi metterlo lì. E la risposta è sempre quella: la mia grazia ti basta. Alleluia. Chissà Paolo. O meglio, chissà se fossi stato io Paolo. Signore, sono stato percosso di qua, percosso di là, ho rischiato di morire affogato, ho rischiato di morire picchiato, ho rischiato di morire perché è morso una vipera, ho rischiato di morire in 100.000 modi, e tu mi dici, e io ti chiedo qua, una cosa, se puoi guarirmi, e tu mi dici di no. Lui prega addirittura tre volte. Eppure non ha pregato tre volte perché quel ragazzo che era caduto morto si è risvegliato e fosse resuscitato. Non ha dovuto pregare tre volte per tutti i ciechi che sono venuti da lui. Non ha dovuto pregare per tutti gli storpi tre volte. Alcune volte non ha nemmeno dovuto pregare. Le persone andavano da lui, prendevano i vestiti suoi e le cose che avevano toccato i vestiti, li portavano dai malati e i malati guarivano. E adesso lui deve pregare tre volte. Alleluia. Anche Davide aveva costruito città, conquistato città e non poteva costruire un tempio per il suo Dio. Cosa facciamo quando siamo schiaffeggiati? Cosa fare quando Dio ci dice di no? Oh, ma Paolo era mancante. Paolo sicuramente aveva peccato. Oh, ma Davide sappiamo tutti lo sanno, anche chi non crede, tutti sanno che Davide ha fatto adulterio. Ma se vi dicessi che c'è un'altra persona che ha ricevuto un no? Una persona
prima di Davide. Una persona che non era un peccatore, perché questa persona era Gesù Cristo. Gesù Cristo, il nostro Dio, colui che non cadde nemmeno una volta, colui che non peccò mai, fratelli, colui che era il figlio di Dio. Giovanni dice che lui era Dio, ricevette un no. Wow! Signore, se puoi, allontana questo calice. Signore, è diventata dura, è duro quello che mi aspetta, è difficile quello che devo fare. Sembra quasi impossibile. Quante volte la volontà di Dio si è rivelata nella nostra vita come qualcosa di difficile. Devo lasciare questa relazione, devo lasciare questi amici, devo lasciare questo peccato. Devo confessare questo peccato pubblicamente. E tu senti, a me è successo, fratelli. E ti passa in mente tutto, la tua reputazione, le cose che le persone possono dire. Sembra difficile, padre, ma non la mia, la tua volontà. Alleluia. Quanto è meraviglioso Dio. Cristo Gesù si sottomette davanti a Dio. Giovanni 5,3 dice: io non posso fare nulla da me stesso, dice Gesù. Come odo giudico, e il mio giudizio è giusto perché cerco di fare non la mia volontà. Oh Dio. Gesù Cristo dice che non vuole fare la sua volontà, ma la volontà del Padre. Anche il Giovanni 6,38: sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Oh, la volontà di Dio, fratelli, non è per piacere a noi. Per volontà di Dio, Sansone dovette iniziare una relazione che non è finita bene. Per volontà di Dio, Osea dovette sposare una prostituta. La volontà di Dio non è qui per farci del bene. La volontà di Dio è qui per portarci nel luogo in cui dobbiamo essere, a fare ciò che dobbiamo fare. Alleluia. Eppure, che incoraggiamento sto dando? Che incoraggiamento stai dando, Tesi? Fare la volontà vuol dire fare qualcosa che non voglio, sì. Però lo ripeto e lo ripeterò ancora. La gloria che Paolo, Davide, Osea hanno visto non sarà mai comparabile a tutto quello che gli uomini di questa terra, vissuti, che stanno vivendo, che fanno quello che loro vogliono, proveranno mai. Mai nessuno che fa la propria volontà, che vive per i propri disegni, che vive per i propri progetti, vedrà la gloria che Paolo e tutti gli altri uomini di Dio, che hanno fatto cose che non volevano fare, sono andati in posti cui non volevano andare, hanno fatto cose che non dovevano fare, sperimenteranno mai. E noi, fratelli, questa mattina che cosa scegliamo di fare? Scegliamo ancora di cadere ancora a fare cose che sappiamo essere sbagliate, a fare pensieri che pensiamo essere giusti ma che non lo sono? O sceglieremo di prendere il giogo di Dio che è dolce e leggero? Oh, alleluia. Perché è dolce e leggero il peso? Perché il peso del peccato è ancora più pesante. Sembra buono all'inizio, ma è pesante. È così pesante che ci metterà per terra per sempre. E se non prendiamo la ferma decisione ogni giorno di fare la volontà di Dio e di fare quello che Lui vuole, finiremo dimenticati. Non vedremo la gloria di Dio. Alleluia. La volontà di Dio non è un pass per una vita senza problemi. Non è un pass per avere una prosperità finanziaria. La volontà di Dio mandò Gesù sulla croce. Dio volle che Gesù morisse una croce. Perché? Perché? Per il bene nostro. Ma come ho detto prima, il no non è la fine, perché Gesù non è morto, perché Paolo non morì della sua malattia e perché la vita di Davide non finì al no di Dio. Tutti loro videro la gloria di Dio, e il nostro Gesù, inchiodato su una croce, ora è seduto alla destra del Padre. Alleluia, intercede per noi, e la Bibbia dice che Lui è meraviglioso. La Bibbia dice che nessuna gloria è paragonabile a quella di Dio.
Alleluia, Giovanni dovette inchinarsi, Giovanni disse adesso muoio perché ho visto Dio, adesso muoio perché ho visto Gesù. Alleluia, sembra dura fare la volontà di Dio, ma è la cosa migliore per la nostra vita. Alleluia, la mia grazia ti basta. Paolo va lì per chiedergli di essere guarito e Dio gli dice la mia grazia ti basta. Sembra che Dio non ti dà mai la risposta che vuoi. Cosa c'entra la grazia? Cosa c'entra? Mi ricorda Giobbe. Giobbe gli dice a Dio, chiede a Dio perché io che sono giusto devo soffrire? Perché i giusti soffrono? E Dio gli risponde con l'ippopotamo. Gli fa vedere l'ippopotamo, gli fa vedere il coccodrillo, gli fa vedere dove tiene la neve, gli fa vedere dov'è la pioggia. Perché l'unica motivazione per cui noi possiamo accettare i no di Dio è che è la sua volontà, e la sua volontà trascende la nostra. La sua volontà è molto più alta della nostra. E Giobbe alla fine dice, ho sentito parlare di te, ma adesso ti ho visto. Se il no di Dio mi porterà un giorno a vedere Dio, allora lo voglio accettare, fratelli. Voglio accettarlo con tutto il cuore, perché così solo vedrò la gloria di Dio. Alleluia, il regno di Dio deve venire nella Chiesa oggi. Abbiamo parlato del regno di Dio, noi siamo il regno di Dio, ma dobbiamo lasciare che le leggi di Dio siano scritte nel nostro cuore, fratelli. Dobbiamo lasciare che le leggi di Dio governino la nostra vita ogni singolo giorno. Non è una questione solo di domenica mattina in cui ci vestiamo bene e veniamo qui, è una questione di tutti i giorni, è una questione di quando siamo da soli, nessuno vede la nostra scelta. Continueremo a fare la volontà di Dio o ci comprometteremo? Continueremo a parlare di Dio, anche se parlare di Dio con i nostri compagni di classe è essere esclusi totalmente, o ci nasconderemo? Saremo santi e irreprensibili oppure piaceremo alle persone? Venga il tuo regno, ma perché il regno di Dio venga, quello precedente deve essere annullato. Sia fatta la tua volontà, perché la volontà di Dio sia fatta, la nostra deve essere sottomessa. Dobbiamo essere come Jonathan, che dice, a me spetta il regno, ma io lo lascio all'unto dell'Eterno. A me spetta, è vero, la nostra volontà è nostra, siamo noi che vogliamo, siamo noi che scegliamo, ma io scelgo di darla all'unto di Dio, a Gesù Cristo. Alleluia. La mia grazia ti basta. Sembra quasi che Dio dica, allora ho misurato il mio no, ho misurato le conseguenze che hanno il mio no per la tua vita, ho misurato la fede che tu hai e credimi, la mia grazia ti basta. Le sedie su cui noi siamo seduti sono state provate, c'è stato un peso da mettere sopra e noi non ci siamo messi a provare la sedia, ci siamo seduti e basta. Così è anche la volontà di Dio. E Dio dice, la mia grazia ti basta, tu puoi farcela. C'è un versetto in Deuteronomio 3 che ogni volta che sono giù lo leggo e dice, la tua forza durerà quanto i tuoi giorni. Vuol dire che finché tu sei vivo, finché tu sei qui, tu hai la forza per farcelo. Tu puoi fare la volontà di Dio, alleluia. La forza che hai nel corpo, la forza che hai nello spirito è sufficiente affinché tu faccia la volontà di Dio, non importa quanto sia difficile. Il regno di Dio deve venire nella Chiesa. Mi ricordo quando abbiamo preso una volta il pullman a Zanzibar, abbiamo fatto tutto l'entroterra e due immagini sono rimaste nella mia mente, due immagini che non scorderò mai. La prima era una donna anziana che teneva qualcosa, stava mangiando, e la sua casa erano dei tubi di ferro e dei pezzi di telo. La sua casa era quella. E io l'ho guardata e lei guardava noi. E un'altra immagine che non dimenticherò mai, che è la stessa che anche Jessica ha visto, è una bambina con un vestito rosa acceso, tutta sporca, che stava mangiando anche lei. Tutta sporca in una casa che era tutta distrutta. C'era terra dappertutto, c'erano pezzi di ferro e lei stava correndo a piedi scalzi. E mentre il pullman stava andando avanti, io l'ho guardata così e lei stava salutando il pullman.
E quando cantiamo il canto di Andrea che dice: perché sei buono, perché sei buono, la nostra speranza, la nostra fiducia, sei tu Gesù. Ogni volta che lo cantiamo, da quel momento io vedo la loro faccia che canta quella canzone. La nostra speranza, la nostra fiducia, sei tu Gesù. Ma chi andrà a parlare di loro? Chi andrà a parlare di Gesù a loro? Chi farà la volontà di Dio? Abbiamo bisogno che la volontà di Dio sia fatta nella nostra chiesa, nella nostra vita, affinché anche loro un giorno possano cantare: la nostra speranza, la nostra fiducia, sei tu Gesù. Abbiamo bisogno di essere testimonianza viva della volontà di Cristo e non solo a parole, perché il mondo senza la testimonianza della Chiesa andrà sempre alla distruzione. Abbiamo bisogno ogni singolo giorno di prendere la croce di Gesù Cristo, di scegliere di mettere al secondo posto i nostri impegni, al secondo posto i nostri desideri e di seguire Cristo, non importa quando e non importa come, perché ci sono persone che hanno bisogno di sentire che c'è una speranza. Ci sono persone che hanno bisogno di sentire che c'è una speranza, che si può vivere. Non c'è bisogno di andare in Africa, fratelli. I nostri colleghi di lavoro non lo sappiamo forse nemmeno, i nostri compagni di classe forse non lo sappiamo ancora, ma hanno bisogno, forse non lo sappiamo ancora, ma nella loro mente c'è il desiderio di finirla. Perché? Perché non c'è speranza, e noi, se facciamo la volontà di Dio, possiamo andare lì e dire che c'è una speranza, c'è un futuro. Che tutti noi, tutta la sofferenza che hai avuto, non è per finire. Che c'è Gesù Cristo, che Lui è la vita, che Lui è la verità, Lui è la vita eterna. Ma come possiamo farlo se noi non facciamo la volontà di Dio? Come possiamo farlo se siamo primi noi a non crederci? O a crederci e basta? Anche il diavolo crede, c'è scritto. Non basta credere. È tempo di agire. Alleluia. Cosa faremo? Voglio invitare i ragazzi del gruppo Lode a salire. Cosa faremo quando Dio ci dice no? Creeremo il rivoluzionario governo di Zanzibar, che non ha nulla di rivoluzionario, fatto da volontà di uomini che hanno distrutto forse un paese? Che tra i paesi più poveri al mondo, il 50% degli abitanti è sotto la povertà. Il 50% è povero, sotto, al di sotto del limite della povertà. E quando noi facciamo la nostra volontà, ci riduciamo alla povertà spirituale. Quando noi facciamo la nostra povertà, diventiamo poveri. Poveri senza niente. Ma se la volontà di Dio fosse per la nostra vita anche di perdere tutto, saremmo gli uomini più ricchi del mondo. Saremmo uomini completi, uomini e donne complete. Fratelli, ci stiamo trovando e voglio porre ognuno di noi, me per primo, davanti a una scelta, davanti a una decisione che determinerà la nostra vita per sempre. Non è una scelta che facciamo oggi e basta, è una scelta che facciamo ogni singolo giorno. Sceglieremo di stare sotto il regno di Dio, il regno dei cieli che dura in eternità, il regno che nessuno può distruggere, o creeremo il nostro regno che oggi c'è e domani non c'è. Che cosa faremo? Alleluia. Che cosa faremo quando il no di Dio vorrà dire perdere un lavoro? Che cosa faremo quando pregheremo per una persona malata e la persona non guarirà? Ci sono anche queste situazioni. Che cosa faremo? Lasceremo tutto, lasceremo Dio, continueremo a combattere? Che cosa faremo quando qualcuno, un leader o qualcuno ci deluderà? Lasceremo chiesa e ce ne andremo? O continueremo a combattere e a pregare? Cosa faremo quando la volontà di Dio per la nostra vita vorrà dire lasciare la nostra vita per sempre?
lasciare le nostre abitudini. E io voglio parlare anche profeticamente, perché io so che ci sono delle persone in mezzo a noi che sono chiamate a fare delle cose grandi per Dio. Io so che tra i nostri giovani, tra i nostri adolescenti, tra ognuno di noi qui, ci sono persone che Dio ha chiamato a fare qualcosa di grande, qualcosa che ancora occhio non ha visto ed orecchio non ha udito. Ragazzi, Dio è pronto a fare qualcosa di grande con ognuno di noi. E ognuno di noi può essere quella persona che Dio ha chiamato, quella persona che Dio ha chiamato a fare ciò che nessuno ha ancora fatto, per essere il Paolo della generazione, per essere il Davide della generazione, per essere l'Osea della generazione nostra. E che cosa faremo? Gesù un giorno dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Una cosa è certa, fratelli, una cosa è certa, che noi un giorno moriremo. O che Gesù tornerà, o che noi moriremo di vecchiaia, o qualsiasi cosa ci sarà, un giorno noi finiremo questa vita, perché questa vita è destinata a finire. E un giorno ci vedremo faccia a faccia davanti al nostro Dio. E lui dice: non chi dice Signore, Signore. Signore, ma io ho guarito. Signore, ma io ho fatto di tutto, ho fatto questo e quello. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel mio regno, ma solo chi ha fatto la mia volontà. Non ci sono ma, non ci sono se, non ci sono però. Non c'è grigio, c'è bianco e nero. C'è solo questo. Che possiamo dire come Gesù, fratelli: il mio cibo è fare la volontà di Dio. Che questa mattina possiamo dire: il mio cibo non è mangiare, il mio cibo non è piacere alle persone, il mio cibo non è nemmeno il lavoro. Oh, Gesù disse: non preoccupatevi di quello che mangerete, non preoccupatevi di quello che berete, non preoccupatevi di come dovete vestire. Ci penso io a voi. Se le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. Domandate quello che volete, qualsiasi cosa volete. Io ve la darò. Questo è il beneficio di fare la volontà di Dio. Oh, desidero che ognuno di noi possa dire questa mattina: se fino adesso mi sono nutrito di tante cose, se fino adesso ho dipeso da tante cose, da oggi in poi il mio cibo è fare la volontà di Dio. Il mio cibo è fare la volontà del mio Padre Celeste. Che Dio ci benedica. Alleluia, ci alziamo in piedi. Gloria a Gesù, alleluia. Gloria al tuo santo nome, Signore. Chiudiamo i nostri occhi, passiamo qualche momento alla presenza di Dio. Questa mattina la parola di Dio è entrata forte nei nostri cuori, alleluia. Forse, come diceva Tesi, hai ricevuto dei no. E questi no ti hanno bloccato. Questo no ti ha impedito, probabilmente per il tuo orgoglio, per il mio orgoglio, di andare avanti. Ma questa mattina il Re dei Re, il Re di questo regno potente, è in mezzo a noi. E se prendi la decisione di fare la sua volontà, la sua buona e accettevole volontà, godrai di una vita esuberante. L'Eterno aprirà le caterate del cielo per riversare su di noi tutte le sue benedizioni. Non una parte, ma tutte le sue benedizioni. Questa mattina prendiamo una decisione. Forse l'orgoglio ti tiene bloccato. Forse la rabbia di questo no che hai ricevuto è ancora dentro di te. Ma questa mattina permetti allo Spirito Santo di accogliere.
accompagnarti a prendere questa decisione. Signore, io voglio fare la tua volontà, perché la tua volontà è il meglio per la mia vita. E se a volte troverò dei no, Signore, io andrò avanti. Andrò avanti perché sono sicuro e certo che, essendo tu la mia speranza e avendo io posto la mia fiducia in te, Signore, tu darai il meglio per me. E tu, attraverso la mia vita, Signore, potrai trasformare altre persone che aspettano con speranza che tu possa toccare la loro vita. Passiamo qualche momento ancora in adorazione mentre i ragazzi suonano. Esaminiamo noi stessi questa mattina davanti alla predicazione della parola di Dio. Non permettere che sia soltanto parola, perché la parola di Dio è dinamite, è efficace, è potente da trasformare. Alleluia. Gloria a Gesù. Santo sei, Signore. Apri i cieli su Amen.
la tua volontà. Signore, non voglio che il mio orgoglio possa impedire, Signore, i tuoi piani nella mia vita. Voglio fare la tua volontà, Signore. Mi impegno, Padre. Mi impegno, Signore, a obbedire la tua volontà. Amen, alleluia, amen, alleluia, gloria a Gesù, grazie Signore, alleluia, grazie Signore, alleluia, gloria al tuo nome, grazie Signore perché tu parli sempre al nostro cuore, alleluia, perché sei buono. Sei buono, sì, tu sei buono, la nostra fiducia, sei tu Gesù. Speranza, la nostra fiducia, sei tu Gesù. Signore, tu sei la nostra speranza e noi ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Alleluia. Vogliamo avere
cielo, così sia fatta sulla terra e nelle nostre vite. Grazie, Signore. Grazie per il tuo amore, Signore. Grazie perché la tua volontà è buona. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. Alleluia, gloria a Gesù, meraviglioso sei, Signore. Grazie Gesù. Alleluia. Voglio chiedere proprio alla sorella Manuela di chiudere con una preghiera in favore di tutti noi. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia, Signore, forte la tua presenza è stata oggi in mezzo a noi, Signore, noi ti vogliamo benedire, Signore Gesù, vogliamo ringraziarti per la tua parola che ci ha fatto del bene, che ha fortificato le nostre vite, vogliamo ringraziarti insieme per tutti i no, Signore, che hanno formato, Signore, il nostro calibro spirituale, Signore. Pur sapendo che tu sei un Dio buono, grazie per ogni volta che abbiamo accettato la tua volontà con l'aiuto dello Spirito Santo, grazie, Signore. Grazie ancora per il bene che tu fai e farai per il tuo popolo. Ringraziamo anche per i no che tu hai dato alla Chiesa, Signore, a volte, perché avevi strade diverse, Signore. Noi non conosciamo, ma tu vedi oltre, Signore, oltre di noi, oltre la nostra vista, Signore. Tu sei un grande Dio, ti vogliamo benedire in questo giorno. Insieme vogliamo dirti, compi la tua volontà, Signore, in noi, compila nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nella nostra chiesa, nella nostra città, Signore. Ti benediciamo in questo giorno, Signore, continua a regnare sovrano, Signore, su di noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Vogliamo concludere con un canto? Peccato, il cui amore è così grande, il re di gloria, re sopra tutti i re. Chi scuote tutta la terra intera, chi ci stupisce in ogni istante, il re di gloria, re sopra tutti i re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Gesù, io canto di quel che fai per me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha resi suoi figli e figlie, il re di gloria, re sopra tutti i re. Sua giustizia, il cui splendore è come il sole, il re di gloria, re sopra tutti i re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore.
celeste, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, i doni, la comunione dello Spirito Santo siano e restino con noi ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona settimana. Amen.